Mi saprete dire che cos'è Caffè di Sipario? Esatto, è un programma dove si intervista ospiti alla terrazza del piazzale Michelangelo, ma questa volta sarà una puntata bellissima. Cominciamo a presentarci. Io sono Gabriele Costanza e voi già mi conoscete? E io sono Francesca Ristori, buongiorno a tutti. Banco Ascoltami Francesca, sembra che oggi siamo un po' sorpresi. Abbiamo un ospite. Cario? Sì, brava, un ospite bancario, si può dire bancario? Sì. E E come si chi è? chiama? Dimmelo. Michele Renucci. Benvenuto Michele Ciao, Renucci. piacere, Michele Renucci. Benvenuto. Ciao, ciao, ciao. Allora Michele, prima di cominciare la nostra puntata, nelle altre puntate ci diamo sempre delle regole, vuoi sapere quali sono? Sentiamo. La prima è di darci sempre del tu, non del lei. Condivido. La seconda è dire sempre la verità, ma non le bugie. Ok. Quando sei pronto, dimmelo. Prontissimo. Banca Generali ha quel famoso simbolo del leone alato. Cosa rappresenta il leone alato per la vostra banca? Allora, il leone rappresenta un segno di forza e di solidità. È il segno distintivo del nostro gruppo, cioè della Compagnia Generale Assicurazioni, che è la padrona, diciamo, della nostra banca, e che da sempre in Italia rappresenta un segno di affidabilità e sicurezza. Franci? Perché Perché si chiama Banca Generali? la nostra capogruppo, che è Generale Assicurazioni, ha deciso di dare questo nome che la lega fortissimamente alla banca, nel senso che la nostra capogruppo vuole essere presente nel nome e nel simbolo con l'attività che svolge la banca. Chi ha fondato Banca Generali e quando? Banca Generali ha da poco soffiato le 10 candeline, nel senso che lo scorso anno ha compiuto i suoi primi 10 anni di vita, nacque nel 2003, Quindi quindi quest'anno quest'anno, ha 10 anni. scusami. Nacque a cavallo fra il 2002 e il 2003, quindi ha poco più di 10 anni. Ed è una banca per certi aspetti nuova, e infatti dopo semmai ne parleremo, però per certi aspetti molto fondata sulla, diciamo, sulla forza e la storicità della sua capogruppo, che è Generali. Bene. Quali sono i servizi che offre Banca Generali? Ok. I servizi sono fortissimamente calibrati sulle persone, nel senso che non siamo una banca, che fa tutto, nel senso non siamo una banca che orienta il suo servizio ad aziende o a istituzioni, diciamo, giuridiche, ma è calibrata sulle persone fisiche, cioè sulle famiglie e sulle persone che hanno la capacità, la saggezza e la possibilità di accantonare dei risparmi per la sicurezza propria e il futuro proprio della propria famiglia. Bene, perché avete acquistato Inass Italia? Ce lo vuoi dire? Allora, Generali è una compagnia che in questo momento sta consolidando fortissimamente la sua presenza sul territorio italiano, ma anche in Europa. È una compagnia che praticamente ad oggi rappresenta veramente forse il mondo delle assicurazioni in Italia. In questi ultimi anni ha consolidato la sua presenza in Italia grazie a delle acquisizioni che l'hanno portato a diventare appunto il numero uno in Italia come assicurazione e forse uno dei primi gruppi a livello europeo nel mondo delle assicurazioni. Ci devono essere sempre le assicurazioni. L'assicurazione proprio per sua etimologia, per sua parola, deve portare ad un concetto di sicurezza. È uno dei servizi, diciamo, finanziari più antichi. Noi viviamo a Firenze, che è la città dove forse è nato il concetto della banca con i medici, per cui banche e assicurazioni sono il servizio, alle famiglie, alle persone, alle aziende forse, più antico. Per cui il fatto di poter svolgere questa attività per un gruppo come Generali, che rappresenta la storicità e la solidità nel mondo assicurativo, in una città come Firenze, che ha una tradizione bancaria che viene dalle origini, è sicuramente un privilegio, ma anche, diciamo, un onere. Avete dei prodotti o servizi assicurativi studiati appositamente per noi giovani? Certo, è una delle peculiarità della nostra divisione bancaria ed è anche uno dei vantaggi di avere una compagnia assicurativa come capogruppo. La sensibilità nei confronti delle esigenze delle famiglie ovviamente fa sì che i giovani sono al centro dell'attenzione. Strumenti che sono orientati prevalentemente a
uno, stimolare la loro educazione finanziaria, e due, a poterli mettere pian piano, diciamo, a disposizione un capitale per il loro futuro. Per cui prevalentemente sono strumenti di accantonamento che hanno come beneficiari gli stessi ragazzi, e in cui i genitori possono, diciamo, versare in forma mensile, trimestrale o annuale un capitale a loro libera scelta, che può essere rivalutato e può essere, diciamo, poi goduto dai ragazzi quando arriveranno alla maggiore età. Addirittura con la facoltà e la possibilità di poter, diciamo, contare sul fatto che la compagnia assicurativa si sostituirà al genitore contraente e versante nel caso in cui lui, prima del 18° anno di età del ragazzo, diciamo, passi a miglior vita. Quindi la possibilità di poter avere una compagnia che si sostituisce e porta avanti il piano di accantonamento, in modo tale che il ragazzo alla maggiore età si ritrovi un capitale adeguato ad affrontare le sue, diciamo, le sue sfide per il futuro, è adeguatamente rivalutato. E ci riesce? Sono strumenti che sono molto apprezzati dalle nostre famiglie clienti, perché consentono già in un momento di crisi come quello attuale di pensare in maniera proattiva al futuro dei ragazzi che ad oggi, impegnati nella loro attività didattica, però possono contare in futuro ad un capitale con cui potranno, diciamo, fare liberamente le loro prime scelte, diciamo, da adulti. Sì. E invece che cosa avete come progetti o prodotti bancari per noi giovani, disabili e famiglie? Allora, questo è un E anche argomento anziani? particolare. Allora, intanto ti dico che da un punto di vista bancario, Banca Generali ha già individuato una serie, diciamo, di convenzioni e di pacchetti ad hoc, specialmente come dicevo prima, per i giovani, destinati a poterli, diciamo, aprire le porte del mondo bancario e tutti quei servizi che riguardano anche le prime spese in maniera totalmente gratuita e sicura. Oggi c'è un tema importante, che è quello degli acquisti via web, no? Per i giovani sono, diciamo, diventati Vanno i più tutti su grossi eBay. fruitori della rete. Io ho due ragazzi, uno di 15, uno di 12 anni, che lo vedo con gli smartphone piuttosto che con i computer. Ormai sono molto confidenti con la rete, più di quanto lo sia io. Quindi Beh. la banca mette a disposizione di questi ragazzi dei conti correnti, ovviamente totalmente gratuiti, con la possibilità di avere delle carte prepagate con cui, in maniera del tutto sicura, possono fare i primi acquisti, diciamo, su internet. Per quello che riguarda poi una specifica offerta nei confronti delle famiglie, con ragazzi disabili, la banca sta pensando e ha già individuato delle forme, appunto, di accantonamento con cui i genitori possono, da una parte, accantonare, ovviamente secondo le loro disponibilità e secondo le loro periodicità, delle somme a favore dei ragazzi per il loro futuro. Dall'altra parte possono addirittura portare in detraibilità questi strumenti, perché sono fiscalmente deducibili. Quindi la possibilità di poter accantonare per il futuro dei loro ragazzi disabili dei capitali congrui, su cui poter contare anche su una rivalutazione nel tempo, e dall'altra parte beneficiare di una deduzione fiscale, in modo tale che il vantaggio sia a quel punto doppio. Va bene, andiamo oltre. Banca Generali, quante filiali ha e in quale città la troviamo? Allora, Banca Generali si distingue per avere un'offerta molto capillare di consulenti finanziari, nel senso che noi siamo circa, fra Banca Generali Private Banking, che è la divisione a cui appartengo io, siamo più di 1.000 consulenti finanziari in tutto il territorio nazionale. E siamo presenti praticamente in tutte le città, le maggiori città italiane e delle varie province. Ci contraddistinguiamo per una presenza di filiali non molto diffusa, in quanto lavoriamo molto, i nostri servizi sono molto accessibili anche via internet. I nostri conti correnti sono gestibili via internet con una semplicità ed una economicità che direi essere quasi imbattibile con gli altri operatori bancari. Abbiamo delle filiali con del personale addetto, ad esempio qui a Firenze ne abbiamo una in via Lamendola, che svolge prevalentemente lavoro di sportello, dove c'è la gestione del contante. Ma per tutte le attività che non prevedono il contante, quindi bonifici bancari, disposizioni di pagamento varie, carte di Possiamo fare anche credito, si fa tramite. tutto tramite internet. L'importante è poi avere un riferimento fisso, un consulente fisso che non cambia nel tempo, quindi anche questo aspetto è un aspetto
di vantaggio rispetto all'offerta bancaria dei tradizionali istituti, non cambia nel tempo e dà sempre un riferimento costante, potendo sempre contare su quella persona, diciamo, sia fisicamente, incontrandolo presso i suoi uffici oppure presso altri luoghi dove è più comodo per il cliente, sia perché la fidelizzazione e la storicità poi di rapporto con il consulente permette che lui trovi sempre le soluzioni migliori per le proprie esigenze, insomma. Cioè, riuscita si trova sempre le soluzioni migliori. Siamo calibrati su questo, siamo calibrati su questo. La nostra attività è un'attività di pianificazione finanziaria costante. Non offriamo, non impostiamo la nostra, diciamo, attività bancaria sulla vendita di prodotti. Abbiamo una grandissima gamma prodotti, fra cui, diciamo, i prodotti assicurativi forse spiccano come segno distintivo, ma l'aspetto importante è che ognuno di noi è calibrato per fare una pianificazione adeguata con la famiglia che serve, con il cliente che serve. Quindi l'aspetto centrale non è il prodotto a sé stante, ma è il fatto che il consulente finanziario, prima di presentare una proposta di investimento, una proposta di risparmio, deve ben capire quali sono gli obiettivi e le esigenze di quella famiglia. Qual è il ruolo delle banche in questo periodo di grave crisi economica? Il ruolo delle banche purtroppo è stato intanto quello di aver generato questa crisi 5 anni fa, perché questa crisi è il secondo tempo di una crisi in cui il primo è stato prevalentemente di natura finanziaria, in cui le banche hanno avuto un ruolo purtroppo diciamo, abbastanza colpevole. Ad oggi stanno cercando di farsi perdonare, stanno cercando di recuperare il terreno perso nella sfiducia dei loro clienti. Mediamente no, purtroppo no. Purtroppo stanno andando ancora avanti a cercare di massimizzare i loro profitti e di, diciamo, tenere in piedi in alcuni casi bilanci abbastanza particolari. Faccio per dirti che se non fossero banche, aziende come aziende molto note in Italia, di cui non faccio il nome, appunto bancarie, sarebbero già fallite dal tempo. E Vabbè. quindi il sistema bancario è in una fase di grande criticità. Grazie a Dio, spuntano delle eccezioni in questo momento, cioè istituti bancari che nascono non tanto per lucrare, specialmente nei confronti delle aziende sul credito, eccetera, ma si pongono l'obiettivo di servire bene le famiglie e le loro esigenze. Quindi Banca Generali, secondo me, in questo momento è uno degli istituti bancari che Bene, arriva il caffè. maggiormente. Grazie Niccolò. Grazie mille. Apprezzatissimo. Grazie Niccolò. Grazie. È arrivato il caffè, caro Michele. Vuoi sapere cosa significa? Sì? Significa che dobbiamo chiudere la nostra puntata, ma non ti devi preoccupare perché ci danno un altro minutino per l'ultima Fantastico. domanda, Ok. se ce la Sono facciamo. prontissimo. Bene, sei pronto? Allora comincio. Di che cosa ti occupi all'interno di Banca Generali? Il mio ruolo è quello del private banker, nel senso che io sono il consulente finanziario che segue clienti e famiglie da molti anni e con i quali sviluppa le soluzioni per la gestione del loro patrimonio, piccolo o grande che sia, per l'allocazione dei loro risparmi, piccoli o grandi che siano. È un'attività che è basata sulla individuazione delle esigenze, sulla individuazione delle soluzioni per far sì che gli obiettivi patrimoniali e spesso di vita delle famiglie siano raggiunti indipendentemente da quello che accade sui mercati o quant'altro. In banche generali poi il focus sulla tutela del patrimonio, sulla gestione dei loro capitali in funzione, diciamo, dei propri cari per il proprio futuro è un elemento centrale. Quindi la mia attività è quella innanzitutto di tutelare e difendere il patrimonio dei clienti che mi danno la loro fiducia. Bene. Un'ultimissima domanda, c'è qualcosa che vorresti cambiare nel sistema bancario? In quello italiano tantissime cose, forse farei prima a dire quello che lascerei intatto, Sì, innanzitutto. Eh, mi sa di sì. purtroppo l'orientamento, come ti dicevo prima, è ancora quello di pensare al lucro della banca più che all'interesse del consumatore finale. Ecco, quello che a me piacerebbe succedesse è qualcosa che già sta succedendo in paesi anglosassoni, come ad esempio l'Inghilterra, dove sempre di più proprio il governo sta cercando di orientare l'attività degli intermediari bancari verso un'attività di consulenza e di servizio, cioè dimostrare che la banca può avere un ruolo sociale, può mettersi accanto al cliente per fare in modo che il
denaro che lui ha già guadagnato ed accantonato e quello che guadagnerà possa essere investito nella maniera per dare maggior benessere a lui e alla propria famiglia. Purtroppo le banche ad oggi in Italia ancora non si comportano mediamente così, ma la tendenza credo sia Buona. verso questo tipo di speranza, insomma. Prendiamoci Abbiamo finito? Sì. il caffè. Salutiamo tutti. Arrivederci alla A prossima presto. puntata del Caffè di Sipario. Ringraziamo Michele Grazie a Renucci te. che ci ha detto. Grazie di averci Grazie, aggiornato grazie. per tutte le informazioni sul che fa la Banca Generali. Tutto per filo e per segno ci hai detto Banca Non ho Generali. mentito, ho diciamo, rispettato le condizioni che mi avevi posto all'inizio. Bravo. E sono pronto a venire a trovare un'altra volta quando lo vorrete. Bravo, esatto. Arrivederci da Gabriele Ostanza. Da Francesca Ristori. Da Michele Renucci.